Albertina un pomeriggio in casa sua ha incominciato a dire che sulla Birmania conosceva la vita straordinaria di questa donna, stava leggendo il suo libro e mi ha detto: "Guarda, sto leggendo questo libro, mi sembra davvero una donna straordinaria, anche su tutto quello che dice sulla democrazia, che si avvicina così tanto al mio pensiero, alla mia storia. Vai, la prossima, vai in Birmania e cerca di incontrarla. Se puoi, cerca di incontrarla." Naturalmente, come dire, tutti e due abbiamo vissuto questa storia in modo molto sereno, cioè senza porci il problema di immaginare che era un paese in quelle condizioni, per certi aspetti, e anche il tipo di vita che faceva a Aung San Suu Kyi era davvero particolare. È una storia che è nata senza calcoli, che è nata così, è nata in modo piena di relazione, quindi non aveva il calcolo del timore, della paura, c'era soltanto il desiderio assoluto di incontrare persone che poi si sono rivelate straordinarie o comunque erano già straordinarie dall'inizio. Io stavo leggendo il libro di Aung San Suu Kyi, Libera dalla paura. Avevo visto il libro in libreria, avevo cominciato a leggerlo e sentivo che era una realtà straordinaria che ci coinvolgeva e non, sentivo che non bisognava lasciarla da sola. Sapevo della dittatura in Birmania, del buio nel quale viveva quel paese. E c'era la luce di Aung San Suu Kyi dentro la sua casa agli arresti domiciliari. E dissi a Giuseppe: "Cercala, dille che siamo con lei."